Milano-Salerno alla partenza dell'ottava tappa del Giro d'Italia. Facciamo un bilancio della giornata di ieri, innanzitutto. Per me è stata una giornata difficile perché non ho fatto bene, cercando di salvarmi, diciamo, fino a che non arrivo a una condizione migliore. Ieri abbiamo visto una Astana molto attiva nel finale, voi finora avete dato dimostrazione di compattezza, cosa si prevede anche per la tappa odierna? Ah, oggi vediamo, la tappa lunga, partenza difficile, vediamo un po' anche gli altri cosa vogliono fare. Secondo te qualcuno si è già scoperto oppure c'è ancora un po' di incertezza? Ah, ci saranno altre salite per scoprirsi, penso. Abbiamo rivisto anche Scarponi davanti ieri, quindi sicuramente rimane uno dei favoriti. Ma sicuramente sì, vedremo cosa sta facendo poi come andrà a finire. Poi qualche tappa dove fare molta attenzione, poi ad Assisi un finale di nuovo molto complicato. Vedremo giorno per giorno, adesso è difficile fare il punto di tutto. Comunque la condizione di Basso è ottima però. Sì. Ok, grazie.